Ciao a tutti, siamo a Roma e abbiamo chiesto ai romani che cosa hanno percepito del movimento dei gilet gialli, la situazione in Francia via media e giornali. Vediamo. In generale, diciamo, c'è una grande confusione, diciamo. Non si capisce quello che la gente vuole, in poche parole. C'è crisi, non c'è lavoro, c'è molta disoccupazione, ognuno si aggiusta a affari propri. Che cosa ha sentito delle televisioni, dei giornali, che cosa ha percepito dei gilet gialli in Francia? Certamente, mi sa che hanno sentito tutti. Sa cosa dicono gli italiani guardando la TV quando si parla di gilet gialli? I francesi ce la fanno, noi no. È tutto quello che posso dire. Niente, non ho percepito niente, ma ho visto qualcosa su Facebook, sul tema giallo, ma non ho visto niente su Facebook dei feriti. Giubbetti gialli, per carità, hanno anche ragione, però devono lasciare quelli che lavorano, lasciare la possibilità di lavorare, perché non mi possono bloccare i camion dappertutto, io perdo delle giornate e anche delle settimane che siamo fermi per colpa loro. Principalmente è una situazione di rivolta, e penso causata principalmente dall'aumento del diesel, del prezzo del diesel, e quindi sì, principalmente questa rivolta è molto un messaggio di manifestazione non pacifica, se possiamo chiamarla così. Hai saputo che ci sono stati 2.000 feriti, per esempio? No, questo no, mi dispiace molto. La gente si è stancata di tutte le cose che succedono in Francia e logicamente vogliono un po' di pace, di serenità e di tranquillità, anche del lavoro, di tutte delle persone anziane che hanno bisogno di assistenza. Io sono d'accordo con un collega mio che mi ha detto della Francia che stanno male. Vorrei qualche cosa che si migliora tutto quanto, capito? E se in Francia stanno male con questo governo, bisogna che cambiano, capito? Io la televisione non la guardo mai, però leggo le notizie al computer durante il giorno. E passo 5-6 ore al computer perché la televisione non dicono mai cose giuste, capito? Allora, io purtroppo non guardo la televisione, quindi tramite la televisione non sono stata informata di ciò che è avvenuto in Francia, però tramite internet comunque un qualcosa è uscito, ho percepito insomma un qualcosa. Che cosa ho percepito? Beh, non mi sono soffermata, però comunque che ci sono dei problemi con le colonie in Africa e queste cose. A proposito di feriti, lo sa per esempio che ci sono stati 2.000 feriti? No, di questo no, non so nulla. Niente, la situazione in Francia credo che bisogna, stare un po' cauti come magari si parla, perché dobbiamo essere un po' tutti uniti in questa Europa. Non è che so poco quello che vedo in televisione, la violenza, le cose, queste cose così. Guardo la televisione e sento quello che dicono, però non so in mezzo alla politica, non so di queste cose. Perciò è una situazione un po' particolare. In Francia sono tutti daltonici, i gilet non sono gialli, sono verdi.